Ciao a tutti amici appassionati di orologeria, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un orologino super economico, ma anche molto piccolo, leggero, anche abbastanza preciso ed affidabile, costruito bene, visto che ha una cassa in acciaio inossidabile ed un cinturino NATO molto pratico, leggero e comodo da utilizzare. Vabbè, non vi spoilerò altro e ci vediamo dopo la sigla. Ed eccoci qui, rientrati pronti per esaminare questo nuovo orologio, un modello un po' insolito forse da vedere qui sul canale, visto che principalmente, o perlomeno per il 90%, trattiamo orologi con movimenti automatici, movimenti meccanici, mentre oggi, beh, è chiaro, vi ho già anticipato che si tratta di un modello super economico e quindi è un orologio al quarzo, che però ha una caratteristica molto particolare, cioè quella di avere il quadrante LumiBright, cioè interamente stampato con del super luminova e quindi si va ad illuminare totalmente al buio. Una caratteristica che non si trova spesso su orologi di questa fascia di prezzo, anzi ne vedremo anche qualcun altro un po' più costoso più avanti sul canale, e quindi ero veramente curioso di acquistarlo, quindi di provarlo, ma soprattutto di mostrarvelo. Eccolo qui, è il Lorus LumiBright, lo vedete qui al mio polso e come vi stavo dicendo, così come potete già verificare, visto che il mio polso è da 17 centimetri, potete vedere che è un orologio molto piccolo, molto leggero, poco impegnativo, anche sottile, insomma piacevole da indossare durante tutte le ore della giornata. Lo possiamo indossare al lavoro, lo possiamo indossare in palestra senza preoccuparci più di tanto di andarlo a rovinare, visto il suo prezzo. Comunque è anche molto robusto, visto che la cassa è fatta in acciaio inossidabile. Il cinturino invece con il quale viene consegnato è un cinturino NATO di nylon con qualche rinforzino in pelle nella parte finale, dove c'è la chiusura a dardiglione, tra l'altro una chiusura anche abbastanza ben fatta con finitura lucida, mentre la cassa è una cassa interamente satinata. Adesso andiamo a vedere prima le dimensioni, poi vi parlo anche del fantastico quadrante ed anche del meccanismo che possiamo trovare all'interno. Per quanto riguarda le dimensioni, questa volta non ve le faccio uscire a schermo, non ve le faccio uscire a video, in quanto ci siamo un po' aggiornati, abbiamo degli strumenti altamente tecnologici come quelli di un calibro e quindi andremo a vedere da vicino questo Lorus LumiBright, che si riesce ad acquistare ad un prezzo quasi ridicolo di poco più di 30 euro. Ragazzi, in rete lo trovate intorno ai 34-35 euro. Pensate che io l'ho acquistato qui in UK presso una catena che si chiama Argos, un po' l'equivalente della nostra MediaWorld, a 29 sterline, ed in periodi particolari dell'anno come il Black Friday si riesce addirittura a trovare a 19 sterline. Quindi ecco perché secondo me è un orologio molto interessante che potrebbe tranquillamente essere all'interno della nostra collezione, magari per utilizzo appunto sportivo oppure per utilizzo estivo, qualsiasi cosa che possa essere poco impegnativa. Vabbè, adesso diamo uno sguardo più ravvicinato a questo orologio e andiamo un po' a delineare tutte le sue caratteristiche principali. E prima di focalizzarci direttamente sull'orologio, diamo uno sguardo alla scatolina quale viene consegnato. Qui abbiamo il numero di referenza, vedete una scatolina in cartone super semplice, niente di particolare, vabbè, parliamo anche di un orologio che costa quel che costa, 34 euro al cambio, un semplice cuscinetto, manualettino di istruzioni, vedete questo era il cartellino che c'era attaccato al cinturino dell'orologio, un manualettino molto semplice e la carta della garanzia, quindi una dotazione, ragazzi, veramente da orologio super economico. Andiamo adesso a dare un'occhiata più da vicino di questo Lorus LumiBright e io partirei dalle dimensioni. Come potete vedere già nel palmo della mia mano potete notare che questo è un orologio molto discreto. Si tratta di un field watch, quindi una lettura molto molto semplice del quadrante ed abbiamo delle sfere interamente nere. Questa è la versione quindi LumiBright con il cinturino NATO di colore grigio, vedete tutto
fatto in nylon, gli unici rinforzi li abbiamo qui nella parte finale, quelli dove l'ardiglione insomma va poi a chiudersi. L'ardiglione, eccolo qui, ha una finitura molto bella e lucida. I passanti invece, eccoli qui, sono direttamente in nylon, molto molto semplici, anche troppo spessi, perché in base alla circonferenza del vostro polso potreste anche non utilizzare il secondo passante, in quanto risulta inutile. Il cinturino non è molto molto lungo, è un orologio piccolino che su polsi magari da 19 cm in poi potrebbe quasi scomparire, mentre si adatta benissimo a polsi da 16, da 17, addirittura polsi femminili. La cassa, eccola, è una cassa ultra sottile, visto che si tratta comunque di un orologio al quarzo, ed è una cassa interamente fatta in acciaio inossidabile, quindi molto molto resistente, ed è una cassa interamente satinata, tranne, come possiamo vedere, la piccola corona che è protetta da queste due spallette, e una corona invece in finitura lucida sulla quale non abbiamo alcun logo. Quindi ecco tutta la semplicità del caso di un orologio di field. Allora andiamo a parlare un po' delle dimensioni. Passiamo direttamente, vedete qui netta è da 35 mm, se ci allarghiamo a tutta la cassa arriviamo a 37. Il lug to lug è da 42,5, 42,3, 42,5, ma ciò che colpisce è lo spessore, eccolo qui, lo spessore è di circa 8 mm. Vi do anche una indicazione sul peso: siamo nell'ordine di 42 grammi, quindi un orologio leggerissimo, 42 grammi compreso il cinturino, e quindi potrete ben immaginare che questo orologio praticamente al polso scompare, voi non sentirete nemmeno di averlo. Il quadrante, per quanto è un orologio da dimensioni ridotte, può risultare un po' affollato. Vedete, abbiamo l'anello più esterno, la minuteria, poi abbiamo le ore indicate dai numeri arabi, e invece un cerchio un po' più interno, così come la caratteristica dei field watch, abbiamo le ore pomeridiane, quindi dalle 13 fino alle 24. A ore 12 abbiamo stampato il logo di Lorus, mentre a ore 6 abbiamo Lumi Bright e la resistenza all'impermeabilità, che può arrivare fino a 100 metri, quindi insomma un orologio con il quale possiamo tranquillamente fare la doccia, utilizzare durante l'attività sportiva ed anche eventualmente utilizzarlo al mare. La corona naturalmente è a pressione, non è una corona a vite, che ci permette la regolazione dell'ora. Vi faccio anche vedere il movimento, un movimento fluidissimo, vedete come scorre bene, e con il primo scatto potremo andare a regolare il giorno, vedete, del mese ed anche il giorno della settimana, tutto in maniera molto fluida e molto veloce. Il meccanismo che troviamo qui all'interno è un VJ33 di Seiko, un movimento sì economico ma anche molto preciso e molto affidabile, che va ad aggiungere la complicazione del giorno della settimana oltre a quella della data. Quindi questo risulta un orologio anche molto completo nel suo insieme, se andiamo a considerare la fascia di prezzo nella quale si va a collocare. Io adesso vado ad allentare un po' il cinturino NATO, come potete vedere è molto semplice da sostituire anche con altri modelli, anzi ci siamo dimenticati del passo dell'ANSA, ve la dico subito visto che abbiamo parlato del cinturino. Dicevo, molto semplice da andare a sostituire, visto che essendo un cinturino NATO vi potete sbizzarrire con altri modelli. Vedete, siamo su un passo ANSA di 18 mm, si trovano un sacco di cinturini NATO su queste dimensioni a prezzi estremamente contenuti. Io vi lascio in descrizione il link per esempio alla Watch Geco, che è quello che io utilizzo, sono dei cinturini NATO di qualità molto alta, offerti a dei prezzi onestissimi. Allora, il fondello, eccolo qui, un fondello satinato con delle incisioni, vedete che bella la lavorazione. Chiaramente abbiamo il logo di Lorus al centro, eccolo qui, e poi delle indicazioni nella parte più esterna sul materiale, quindi acciaio inossidabile, sul movimento giapponese, ecco, dovrebbe essere qui il movimento giapponese VJ33, e
poi dovremmo anche avere la resistenza e l'impermeabilità, eccola qua, a 100 metri, un fornello chiuso, quindi qui potreste anche tranquillamente aggiungere un normalissimo cinturino, non NATO, ma un cinturino classico, e lasciare invece il fondello così, che anche se chiuso può andare tranquillamente a contatto della pelle e quindi farlo vedere, perché comunque è un fondello carino, insomma, per quanto la lavorazione sia semplicissima con queste incisioni al laser, molto molto carino. Però ragazzi, come vi stavo anticipando, la caratteristica principale di questo modello è il quadrante LumiBright, che adesso andremo a vedere da vicino. Quindi andiamo un po' a spegnere le luci. Ed ecco qui, ho ridotto davvero al minimo l'illuminazione qui nella stanza, ci sono accesi praticamente solamente i LED RGB della scrivania e potete vedere il quadrante LumiBright in tutto il suo splendore. Come possiamo vedere, i numeri, così come tutte le altre informazioni del logo, del modello dell'orologio, sono tutti quanti chiaramente stampati sul quadrante LumiBright, non c'è nulla di applicato, proprio in quanto la leggibilità deve essere ottimale in condizioni, vedete, di buio o di scarsa luminosità. Le sfere, sia quella delle ore, quella dei minuti, che quella dei secondi, sono abbastanza doppie ed interamente verniciate di nero, questo per creare il contrasto con il display e rendere la leggibilità perfetta anche, vedete, di notte o comunque in condizioni di scarsa luminosità. Immaginate per esempio di essere in campeggio e quindi trovarvi al passaggio fra il pomeriggio e la sera, ed avere l'orologio con il quadrante LumiBright completamente carico e vedete la luminosità, tra l'altro molto persistente ed anche molto molto luminosa, durare anche per diverse ore. Io questo orologio, dopo averlo utilizzato magari durante l'intera giornata, la sera lo metto nel mio portorologi, che ha la parte superiore in vetro, e se mi alzo durante la notte trovo ancora il display che ha l'illuminazione attiva, anche se si è affievolito un po', ma è ancora attiva. E quindi questo secondo me risulta essere un orologino molto particolare e molto piacevole come Field Watch, che rispecchia effettivamente quello che può essere la filosofia dei Field Watch, quindi orologi semplici, robusti, resistenti e di facile lettura del quadrante. Adesso io direi di riaccendere le luci, così passiamo anche a vedere la prova polso. Ed eccolo qui indossato, guardate come questo orologio riesce a seguire perfettamente i contorni del mio polso, che lo ricordo è da 17 cm, per polsi che vanno a superare i 17 cm questo secondo passante inizia a diventare quasi inutile, ma abbiamo visto che si può tranquillamente sostituire questo cinturino NATO con un altro modello oppure con un cinturino classico. Molto belle le anse ricurve e sinuose che vanno a seguire i contorni della cassa, il vetro è naturalmente un vetro minerale, quindi potrebbe essere soggetto a dei graffi, ma risulta un vetro minerale molto resistente, tant'è che io, nonostante lo abbia utilizzato per diversi giorni, anzi se vogliamo per diverse settimane, non è apparso ancora nemmeno un graffio, quindi devo dire che è risultato un vetro minerale molto molto resistente. È un filino rialzato, lo possiamo vedere dai contorni della cassa, lo possiamo vedere da questa lunetta, vedete che rialza un po' il vetro, vedete come questa cassa, che è abbastanza sottile, riesca a rimanere molto molto comoda e molto leggera. Tra l'altro poco più di 40 grammi questo orologio al polso, non si sente nemmeno. In conclusione quindi direi che le dimensioni ed il peso ridotte all'osso, unite all'estrema leggibilità del quadrante ed il prezzo ultra concorrenziale, fanno di questo orologio un modello molto interessante per essere aggiunto in collezione, anche per utilizzo quotidiano, utilizzo poco impegnativo, dove dobbiamo utilizzare un orologio senza preoccuparci particolarmente di rovinarlo. In più mettiamoci anche che la cassa è in acciaio inossidabile, quindi una cassa molto molto buona, come potete vedere non ha nemmeno un graffio, nonostante io lo stia utilizzando da un bel po'. Se vogliamo, l'unica criticità potrebbe essere l'estrema economicità del cinturino NATO, ma un cinturino si può sempre andare a sostituire. La batteria dovrebbe, siamo in condizionale perché è d'obbligo, durare un paio d'anni, lo verificheremo nel corso del tempo, ed è insomma un orologio che non passa
e inosservato. Più di qualche amico mi ha chiesto che il modello fosse soprattutto quando magari ci troviamo a tardo pomeriggio o sera, quando il display inizia ad illuminarsi e quindi a fare la sua bella figura. E questo qui, ragazzi, era l'Horus Lumibrite, l'orologino super economico che mi ero promesso di portarvi qui sul canale. Avete visto la sua caratteristica principale, quella del quadrante Lumibrite che si illumina interamente durante la notte, una caratteristica che non troviamo su orologi che costano meno di 50 euro. Io come sempre spero che questo video possa esservi piaciuto, in tal caso lasciate un like sempre gradito, e se i contenuti del canale dovessero piacervi ricordate di iscrivervi e di attivare la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Io cercherò di lasciarvi qui in descrizione il link magari ad Amazon o qualche altro store online che può vendere questo orologio. Lo trovate spesso su eBay. Se lo trovate da qualche venditore estero, non preoccupatevi particolarmente della dogana, in quanto considerato il prezzo probabilmente passerà anche inosservato, o perlomeno pagherete veramente pochissimi euro. Ma se siete interessati eventualmente a questo orologio, fino a quando io sarò qua in UK, magari scrivetemelo nei commenti oppure mandatemi un messaggio sul gruppo Telegram, e proverò a recuperarne qualcuno io e a spedirvelo direttamente da qua. E intanto vi auguro una buona giornata e buon proseguimento qui su YouTube. Un mega abbraccio dal vostro Bruno.